Alla quinta partita del 2019 è finalmente arrivata la prima vittoria del nuovo anno per l'Empoli di mister Iachini. Affondato per 3-0 il Sassuolo grazie ai gol di Krunic e Acqua e grazie al primo centro azzurro dell'ex Cagliari Farias. Una vittoria importante nelle dimensioni, dato che è stato il primo successo stagionale per 3-0 per l'Empoli e anche per le ripercussioni che porta per la classifica degli azzurri, che sono saliti a quota 21 punti ed hanno così risposto alle recenti vittorie delle rivali per la salvezza. Certo, non c'è da rilassarsi o da gioire troppo, anche in considerazione di un calendario che nelle prossime 6 giornate metterà di fronte all'Empoli squadre della caratura di Milan, Roma, Juventus e Napoli, oltre ad una squadra più abbordabile, ma comunque pericolosa come il Parma, e dalla rivale salvezza Frosinone. L'Empoli comunque continua la caccia alla salvezza, rinfrancato dalla vittoria di domenica. Per ottenere la permanenza in Serie A, però, la squadra di Iachini dovrà cominciare a vincere anche lontano dal Castellani, perché dei 21 punti raccimolati fino ad oggi, la formazione empolese ne ha raccolti 17 tra le mura amiche e la miseria di 4 in trasferta. Barra dritta dunque, 14 giornate al termine del campionato e ancora 42 punti in palio. Bentornata da Comazzurro, l'Empoli cala il tris con i gol di Krunic, Acqua e Farias e conquista la prima importantissima vittoria del 2019 contro un Sassuolo irriconoscibile, facendo un passo avanti verso la salvezza. Ovviamente ne parliamo insieme ai miei ospiti. Do il benvenuto a Simone Galli di Pianeta Empoli. Ciao Giulia, ciao a tutti. Ciao e invece un bentornato a Giacomo Scioni della Gazzetta dello Sport. Grazie Giulia, salve a tutti. Bene, insomma, vittoria importantissima dell'Empoli. Tra l'altro, la scorsa settimana avevamo quelli del calcio sociale e hanno detto, appunto, aspiravano a portare fortuna all'Empoli e direi che ci sono riusciti domenica presentando il loro progetto. Però vittoria importantissima dell'Empoli contro un avversario invece sulla carta più forte, il Sassuolo, undicesimo in classifica, 30 punti, però io direi il plus degli azzurri è stato la difesa, il centrocampo, che non hanno fatto errori. Per la prima volta dopo tanto tempo l'Empoli non ha subito gol, era dal 2 settembre contro il Chievo e finì 0-0. Ecco, come li avete visti? Più concentrati, più grintosi o un po' di merito ce l'ha anche il Sassuolo, che domenica in effetti non si è visto per niente in campo? Ma credo che l'Empoli abbia fatto una grandissima partita, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché come dicevi, la prima volta di Iachini in cui l'Empoli non prende gol. E da sottolineare questa prova della difesa che ha retto l'urto del Sassuolo, che era un po' evanescente, no? in fase offensiva. Poi chiaramente ha fatto molto bene anche il centrocampo, Krunic ha svettato un po' su tutti, ma bene anche Acqua e Bennacer, che sembrano un pacchetto ben assortito fra di loro. Poi chiaramente c'è anche da sottolineare l'attacco, perché 3 gol comunque l'Empoli spesso ne fa, quindi l'Empoli ci ha abituato a segnare tanti gol. Però chiaramente partiva sempre con questo handicap di subirne, quindi veniva un po' meno, no? Il fatto di segnarne tanti. Comunque bene tutti ieri, non c'è forse, anzi senza il forse non c'è nessuno sotto la sufficienza piena. Giacomo. Ma io quando mi ha invitato e ho guardato quella partita c'era prima e ho fatto un po' di conti, ero preoccupato, devo essere nessuno sincero. Avrebbe scommesso forse sulla vittoria dell'Empoli. No, ero preoccupato, te l'avevo confessato, ho detto ma non è che arriviamo a questa trasmissione che ci abbiamo qualche sorpresa. Invece l'Empoli ha risposto alla grande, penso nell'ultima chance che poteva avere per rispondere alla grande, diciamo pure la verità, perché se fosse c'era arrivata un solo risultato possibile, sì, sì. Diciamolo. L'Empoli ci ha messo del suo. Io direi però che un buon 35-40% è stato anche un Sassuolo che sicuramente non è stato il miglior Sassuolo dell'anno, lo dimostra l'arrabbiatura vera di De Zerbi nel dopogara. E insomma, Iachini ci ha messo del suo, perché veramente ha presentato una squadra impeccabile. Il Sassuolo era un po', sicuramente Simone ha detto evanescente, io direi un po' spento, deconcentrato, hanno detto tutti i giornalisti il peggior Sassuolo dell'anno. Bene così per l'Empoli, a dire insomma sfruttiamole queste occasioni, e 3-0 in casa, si respirava un'aria diversa alla fine della partita, insomma. Sì.
Grande protagonista Krunic, abbiamo detto nel gol, un gol da copertina perché ha fatto metà campo palla al piede e poi ha finalizzato con un pregevole pallonetto per il gol dell'1-0. Poco prima, pericoloso, con una traversa che a noi quasi ci sembrava gol dalla tribuna. Ecco, mi viene da dire, meno male che non è stato venduto nel mercato di gennaio. Anche perché era... Il presidente Corsi l'ha sempre detto che hanno insistito e di fatto l'offerta del Genoa c'era, il Genoa che dopo la cessione di Piontek aveva, diciamo, dei liquidi a disposizione e poteva e avrebbe fatto anche bene a puntare su Krunic, però la prestazione del giocatore fa capire che, insomma, nonostante questo ennesimo treno perso da parte di Krunic, il giocatore ci sta, è bello motivato, ha fatto una grandissima azione, riguardandola un po' di volte ho visto, insomma, l'errore clamoroso di un difensore che si è fatto... Che per una volta è stato il difensore, esatto, avversario. Esatto, sì, però insomma va benissimo così. Krunic potrebbe essere davvero un giocatore che fa cambiare passo a questa squadra e che dà il via a Caputo, Farias, ricordiamolo, ieri hanno segnato gli attaccanti, però mancava il bomber, quindi quando anche Caputo segnerà questa squadra davvero potrà far male. Quando Caputo segnerà, quando tornerà a segnare. Ecco Simone, come l'hai visto Caputo contro il Chievo? È stato addirittura soprannominato San Caputo perché in effetti ci ha salvato da una bruttissima sconfitta. Domenica non è stato protagonista con il gol, però è sempre una pedina molto preziosa. Caputo ieri ha fatto un lavoro egregio dal punto di vista del movimento, nel senso che ha cercato di trovarsi lo spazio anche sull'esterno, forse snaturando anche un po' la sua forza, che è quella di puntare invece dritto alla porta. Sta crescendo questa intesa con Farias, ieri poi è tornato in campo anche Lagumina, quindi vedremo chi sarà successivamente il suo partner d'attacco. Certo è che Ciccio è un giocatore preziosissimo per l'Empoli, è un punto di riferimento non solo, penso, in campo ma anche nello spogliatoio, quindi è un giocatore di cui l'Empoli non può assolutamente fare a meno, e anche ieri, pur non segnando, è stato molto importante per i movimenti che ha fatto. Anche sul gol che ha fatto Krunic, sia lui che Farias hanno fatto quei movimenti ad allargarsi che hanno permesso poi a Krunic di inserirsi. Vabbè, poi c'è stato chiaramente l'errore della difesa del Sassuolo, che è stato macroscopico, però che c'è stato questo bel movimento da parte dei due attaccanti, quindi Caputo per noi è fondamentale. Sempre preziosissimo. Farias, abbiamo detto, al suo primo gol con la maglia azzurra, quindi andiamo a sentire le sue parole e poi ovviamente torniamo qui per commentarle. Oggi abbiamo fatto una gran partita, e siamo venuti fuori da squadra e abbiamo fatto i tre punti. È stato un gol importante, però io sono più contento per la vittoria, che era quello che avevamo bisogno, e niente. Sì, io mi trovo benissimo. No, un ambiente tranquillo, molto molto tranquillo, i ragazzi sono sereni, sono bravi, mi hanno accolto benissimo, e questo è ancora più facile per me. E per quello è stato facile entrare in mezzo a loro. Il mio gol non vale niente, più importante la vittoria, perché era quello che stavamo lottando già da tanto, e come ho detto prima, è più importante la vittoria che il gol. Bene, abbiamo sentito le parole del neo acquisto, molto contento del gol, soprattutto della vittoria dell'Empoli. Come dicevi te, ha fatto il gol, è stato prezioso però anche negli altri due gol che sono stati fatti dall'Empoli. L'avete vista più affiatata la coppia Farias-Caputo? Sì, indubbiamente. Rispetto alle precedenti partite si vede che c'è più affinità man mano che chiaramente giocano partite insieme. È una coppia di piccoletti, diciamo così, perché anche Farias non è uno altissimo, quindi insomma privilegia il movimento e a volte permette anche all'Empoli di allargarsi un po', facendo un gioco un po' diverso rispetto a come faceva prima, perché l'anno scorso la forza dell'Empoli era quella del dialogo ravvicinato, no, fra Donnarumma e Caputo, invece ieri stavano un po' più distanti Caputo e Farias, probabilmente anche per facilitare l'inserimento dei centrocampisti. Quindi Farias ieri l'ho visto in crescita, chiaramente ancora deve trovare la completa intesa con i compagni, però insomma l'ho visto bene.
Giacomo, invece il cambio, ti chiedo, Farias Lagumina, come Farias sta facendo una bellissima partita. Sì, però ormai io tengo sempre i tabellini delle precedenti partite e ha fatto lo stesso cambio identico allo stesso minuto quella nella prima partita. Sì, sì, probabilmente Farias non ha nelle gambe ancora 90 minuti e poi era giusto dare spazio a Lagumina che tra l'altro eravamo sul 3-0, non è stato tanto dato tanto importanza, ma ha rischiato quasi di fare anche il gol subito al rientro. Credo che piano piano questa squadra si stia ricomponendo. L'errore però che non si dovrebbe fare, secondo me, è quello di prendersi troppo entusiasmo. Ecco, cioè l'Empoli ha fatto il suo, dopo 8 partite è tornato a vincere e insomma andiamoci piano, perché poi c'è il Milan, ci sarà il Parma, la strada è ancora lunga e l'Empoli si è rimesso, diciamo, leggermente in carreggiata. Ecco, questo. Cerchiamo di non fare l'errore di entusiasmarsi troppo da questo 3-0, meritato, fatto però con un Sassuolo un po' dimesso e in una situazione sicuramente totalmente positiva per gli azzurri. Ecco. Non sarà sempre così. Certo. Parlando sempre di neoacquisti, è sceso al primo minuto il portiere Dragoschi. Secondo voi ha dato più certezze di quanto non abbia fatto prove nelle ultime partite? Come lo avete visto? Anche se, appunto, come dicevamo, il Sassuolo non è mai stato pericoloso, quindi... Sì, sicuramente ha avuto un impatto positivo e è stato molto bravo anche e attento e pronto anche nelle uscite, perché mi ricordo qualche appunto uscita di Dragoschi che è riuscito a disinnescare anche le iniziative del Sassuolo. Poi bravo anche sulla conclusione di Locatelli alla mezz'ora del secondo tempo, è vero che il risultato era già sul 3-0, quindi insomma sarebbe cambiato poco, però l'ho visto pronto e quindi è un calciatore che a Carti ha sottolineato la società ci punta molto e credo che sarà lui d'ora in poi il titolare, anche perché Provedel ha avuto dei momenti di appannamento e quindi credo che Dragoschi sia stato preso proprio per questo motivo, per far rifiatare un po' il Provedel, per vedere se troviamo in questo portiere polacco, che sarebbe il secondo portiere polacco che fa bene a Empoli, il futuro. Giacomo, grande personalità, ma questo lo possiamo dire. Sono molto giovane, poi del 97. Sì, sì, però quindi... grande personalità, grande fisico. Diciamo non è la partita adatta per dare un giudizio, vero? Però alla fine conta l'intesa, conta a volte con i giocatori anche se nell'allenamento c'è intesa, nello spogliatoio, anche in campo poi si traduce in qualcosa di positivo. Direi che comunque tutta la difesa, che si pensava potesse giocare a 4, ricordiamolo, perché esatto, per tutta la settimana si era visto il 4-3-3, poi è tornato giustamente direi al 3-5-2, però insomma anche Silvestre l'ho visto molto più, come posso dire, sì, come quando in campo entri e sei più sicuro. Lo stesso Veseli, che aveva fatto un paio di errori notevoli, è stato molto più, però ripeto, questa è una partita di transizione, prendiamoci questi 3 punti e rimandiamo il giudizio. E lavoriamoci sopra. Sì. Ecco, dicevi Giacomo che in effetti domenica tutti ci si aspettava il 4-3-3 perché il mister Iachini ci aveva fatto vedere questo negli allenamenti, abbiamo visto il 3-5-2, secondo voi quest'Empoli rispecchia l'Empoli di Iachini e la sua filosofia di gioco? Finalmente possiamo dire dopo, insomma, diverso tempo. Ma secondo me sì, nel senso che alla fine sono stati fatti anche degli acquisti proprio per dare a Iachini una squadra adatta al suo modo di giocare. Anche penso magari non solo a quelli che sono scesi in campo, ma a quelle che sono le seconde linee, diciamo così. Ci siamo privati di un trequartista, di Zajc, quindi abbiamo dato a Iachini una macchina, tra virgolette, adatta a fare il 3-5-2. Poi è chiaro, magari la squadra può giocare benissimo anche con la difesa a 4, anche perché ha giocatori duttili in difesa, anche lo stesso Dell'Orco può giocare sia sulla sinistra sia centrale, quindi è una squadra che può cambiare anche fisionomia magari in corso d'opera. Credo che però in questo momento storico la pelle dell'Empoli sia quella del 3-5-2. Bene, andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo sempre qui a parlare di Empoli. Beh,
Bene, siamo di nuovo qui dal Caffè Cristallo di Empoli. Ecco, parlando ancora di neoacquisti, dell'Orco. Come l'avete visto, mi sembra abbia fatto un'ottima partita. Beh, te, Giacomo? Ordinato. Sì, no, ha fatto una partita di spessore, direi, perché aveva già fatto vedere anche contro la Lazio di essere un giocatore di un certo temperamento e anche positivo dal punto di vista del suo impatto con la squadra. E anche ieri ha mostrato grossa attenzione, è un giocatore abbastanza sconosciuto, diciamo, ai più, perché anche nel Sassuolo non è che giocava moltissimo. Lo conosce molto bene Iachini, che lo ha voluto fortemente proprio per la sua duttilità, per la sua possibilità di giocare in più ruoli. È un calciatore che può fare molto bene, soprattutto in questa difesa a 3, che ha bisogno di un giocatore un po' più veloce, un po' più così dinamico, ecco, rispetto a quelli che sono Silvestri e Rasmussen, che hanno giocato fino a questo momento. Insomma, la difesa si è comportata bene. Ma anche con la Lazio si era comportata bene. Cioè, arrivano da due partite che sostanzialmente sono stati quasi impeccabili. Peccato appunto che a Roma c'era l'errore di prove, sia successo quell'infortunio. Insomma. Bene, Giacomo, invece dicevamo il caso Mevià. A proposito a che punto di difesa. Siamo a un punto che venerdì chiude il mercato in Russia. Quindi questo giocatore che è a Empoli e si sta allenando a Empoli ha necessità di capire cosa deve fare. Che fine fa. Ora penso che lo stiano pagando, pensano addirittura ancora lo Zenit, giustamente. Però insomma, sostanzialmente il giocatore deve capire se deve giocare in Italia o in Russia. Il Rostov lo vuole e si pensava che il problema derivasse dall'Italia. Invece Federazione e Lega Calcio hanno riconosciuto il trasferimento. Adesso è la FIFA che ha visto questo trasferimento arrivare troppo tardi e dice: come mai è arrivato troppo tardi? Io credo che il fatto che l'Empoli alla fine sia tutto sommato sereno porta a pensare che questo giocatore possa anche arrivare, e credo che ci sia un certo ottimismo. A questo punto viene da pensare: ma serve davvero questo giocatore? Ecco. Visto le ultime due prestazioni. In effetti ora si era trovato un po' la quadra. Esatto, a questo punto direi mettiamocelo dentro, che magari porta anche solo fortuna. No, a parte scherzi, è un giocatore molto diverso, un colosso di quasi 1,90. Ecco, che manca in effetti un sì, po'. Esatto. Solo Rasmussen, che è un po' più alto. Nel 4, nella difesa a 4, è insieme a Silvestre o anche a un altro, allo stesso dell'Orco, insomma, può essere veramente utile. Però, ripeto, in questo momento davvero c'è una situazione ideale. Lui si sta allenando, prendiamolo, il giocatore magari, se viene a titolo definitivo, può essere anche un giocatore utile per il prossimo anno. In questi mesi si ambienta, cerca di capire, fa qualche... già 28 anni e tanta esperienza. Potrebbe essere utile. Bene, è arrivato il momento dell'hashtag della settimana. Questa volta è la prima vittoria del 2019, perché ricordiamo l'Empoli non vinceva da 63 giorni. Ecco, se andiamo a vedere la classifica, l'Empoli ha 21 punti, però purtroppo dall'altra parte viene da dire il Cagliari ha vinto, è a 24, ha vinto l'Udinese che ha 22, invece fortunatamente ha perso la SPAL che è rimasta a 22 punti, quindi ecco, possiamo gioire un po' a metà della nostra vittoria, perché dall'altra parte le altre non stanno certo a guardare. Sarà dura, è un campionato questo che ce lo giocheremo fino alla penultima, ultima partita e tra virgolette fortunatamente c'è questo Chievo che comunque gioca. Qualcosa fa, perché non sta mollando, anche se appunto con l'Udinese è stato un po' sfortunato, non sta mollando. Speriamo che tolga qualche punto un po' in giro, e chiaramente gli scontri diretti al Castellani quest'Empoli non li può fallire, perché abbiamo visto che in trasferta non ci siamo ancora. Non è l'anno della trasferta. Ecco, le prossime partite, l'Empoli giocherà venerdì a Milano contro il Milan. Ricordiamo che all'andata in casa abbiamo pareggiato 1-1, però il Milan in questo momento è una delle squadre più in forma del campionato. Il e Milan. Mi viene da dire Piontek, che mi viene da dire infatti che ha fatto il esatto, uno veramente ha preso un super giocatore, Piontek sta facendo un sacco di gol. Che partita sarà secondo voi?
Partita molto difficile in cui l'Empoli chiaramente parte sfavorito, non solo per il fatto di giocare a San Siro, ma perché insomma il blasone e anche la forza attuale del Milan è importante. Quindi l'Empoli comunque deve andare a Milano consapevole dei propri mezzi e cercando di voler fare per forza il colpaccio, perché prima o poi arriverà questo colpaccio in trasferta, no? Si diceva che in trasferta l'Empoli non è quest'anno una squadra vincente, però si spera che prima o poi possa sbloccarsi, anche perché se non è l'ultima squadra è tra le ultime per i punti fatti in trasferta, quindi si costruisce una salvezza sì in casa, però c'è bisogno anche di qualche punto lontano dal Castellani. È un Milan, come diceva Giacomo, molto rinforzato dal mercato di gennaio. Piontek sta facendo sfraceli, ha cominciato al Milan come aveva cominciato al Genoa e anche Paquetá, capocannoniere tra l'altro, sì, 7 gol, tantissimi gol per un giocatore che fino all'anno scorso giocava nel Cracovia, quindi non è che giocasse in una squadra, non era un giocatore su cui si puntava molto all'inizio del campionato, invece è un attaccante molto forte e soprattutto che magari non è molto partecipe al gioco in alcune situazioni, ma poi riesce a essere vincente in queste azioni, a fare dei gol clamorosi. Giacomo, la difesa venerdì dovrà insomma fare un bel lavoro. Sì, ripetere la partita fatta con la Lazio, non fare errori e sperare che questo polacco stia un attimo calmino. Che ne ha già fatti 4. E si accontenti. Speriamo non un polacco, fermi un polacco. Bravo, diciamo bravo, esattamente. Ecco, sì, però vero, insomma, ora obiettivamente la vedo molto dura, molto dura. Per quanto c'è pressione nel Milan per questa Champions League, perché sono lì, perché dopo la vittoria sull'Atalanta hanno veramente preso il via, insomma è una situazione che l'Empoli può anche perdere a Milano. È vero che ci sono stati dei precedenti belli, che ci sono state delle belle imprese, grandi comunque. Che l'Empoli può anche andare là e prendersi un punto o fare un'impresa, però proprio per questo mentalmente i ragazzi di Iachini devono essere sereni, andare lì tranquilli, fare la loro partita e sapere che insomma possono anche tornare. Esatto, lì possono anche perdere, però poi l'Empoli incontrerà il Parma, la Roma e il Frosinone. Parma e Frosinone penso sono le partite che non puoi assolutamente anche fallire. Anche perché poi Juventus-Napoli, quindi cominciano a essere un po' impegnative. Parma è già forse 29 punti, una squadra che può fare qualcosa, cioè che può dar noia, però abbiamo visto che con il Cagliari erano in vantaggio e sono riusciti, tra virgolette, a andare sotto, quindi in rimonta, quindi è una squadra che probabilmente si sente un po' come il Sassuolo, un po' già tranquilla, cosa che non è così. No, è molto da metà in giù la classifica è molto variabile. Il Sassuolo mi ha fatto pensare all'Empoli rimontato dal Crotone di 2 anni fa, insomma, no? Quelle partite. Chissà di no, vero. Vabbè, ora non dico che finirà in quel modo, non penso, però. Se finirà in quel modo, sapete chi andare a cercare. Amici di Sassuolo. Esatto. No, non credo, non c'è quella situazione lì. Però, insomma, sto dicendo che Parma e Frosinone sono partite che lì veramente ci sarà pressione e non puoi fallire. Sì, anche perché il Frosinone sta facendo molto bene in trasferta. Sì, è una squadra che sta facendo paradossalmente meglio in trasferta che in casa. Quindi poi chiaramente manca ancora molto tempo, molte partite di qui a quella partita, però ecco, come diceva Giacomo, Parma e Frosinone sono i due crocevie della stagione in questo momento. Poi è chiaro, se arriva un risultato positivo a Milano lo prendiamo, ce lo teniamo. Esatto, con la Juventus. È chiaro, questo è ovvio, però anche perché comunque nelle ultime prestazioni fatte dall'Empoli a Milano ha sempre portato a casa un risultato positivo. Vero. Quindi diciamo che l'Empoli ora in questo momento deve giocare, a me mi hanno insegnato sempre di giocare partita per partita, sì, quindi senza concentrandomi. Troppo. Poi è chiaro che le partite importanti, quelle veramente decisive, saranno altre, non quella a Milano. Certamente. È arrivato il momento invece della nostra rubrica S come social. Intanto ringrazio i tifosi che ci mandano le foto e l'hanno fatto anche per la partita di domenica. Quindi passo la palla al mio uomo social, Dario Baldi. Ho perso il conto.
Amici di Acqua Azzurro, amici di S come Social, bentornati. L'Empoli ha vinto, siamo felici ed è stato un Empoli, diciamo, che ha ballato. Guardate l'esultanza sul 2-0 di Giovanni Di Lorenzo e di Acqua. Siete in tanti che ci avete mandato i video, ovviamente sia a me che a Giulia. Guardate un po' ieri in curva cosa è successo. Essere Empolesi, essere Empolesi. Ieri l'Empoli ha vinto. Guardate un po' la festa che c'è stata là dopo la fine della partita. Empoli. È Piontek mania. Riuscirà ovviamente l'attaccante del Milan a segnare contro l'Empoli? Riuscirà la difesa empolese a fermare la potenza di questo giovanissimo? Vedremo. Intanto guardate questa mem. Amici di S come Social, amici di Acqua Azzurri, il nostro spazio dedicato ai social azzurri finisce qui. Ovviamente, Giulia, la palla va a te e ai tuoi ospiti e da me è un saluto. Ci rivediamo martedì prossimo. Ciao! Bene, grazie Dario, con te ovviamente ci vediamo settimana prossima. Ecco, parlando di tifosi, a fine partita c'è stato Veseli che è andato a dare la maglia ai Desperados quasi come segno di scusarsi per questi errori, insomma, grossolani che ha fatto nelle ultime partite. Ecco, vi chiedo quanto è importante che il tifo sia coeso con la squadra, ecco, in particolar modo per le squadre che concorrono per la salvezza, perché, come dire, è facile tifare per la Juve che vince sempre, però è un po' più difficile per le squadre che sono sempre nella seconda metà della classifica. Sì, è importante perché, insomma, poi una piazza come Empoli ha bisogno dei suoi tifosi. Credo che il gesto, chiamiamolo così, distensivo di Veseli sia un po' una pace, no, tra Veseli e tifosi, perché, insomma, Veseli lo sa anche lui, ne ha combinate in queste partite precedenti, in un paio di partite non è stato perfetto, diciamo così, e soprattutto a Cagliari, insomma, poi all'ultimo minuto ha segnato Farias, quindi si incrociano queste storie, no, che poi Farias ora gioca a Empoli. Dicevo, è un gesto importante perché chiaramente viene dopo una partita, quella anche di Veseli, positiva, e quindi credo che alla fine non sia un discorso di un singolo giocatore o di un altro. La tifoseria alla fine credo che sia a favore di tutti, e non è che prende di mira un calciatore ben preciso, però è chiaro, quando sbagli così tanto poi puoi finire nel mirino, diciamo così. Giacomo, la tifoseria è il dodicesimo uomo in campo. Sì, diciamo che un po' di scollamento c'è stato durante la partita con il Genoa, quando l'Empoli in quel bel secondo tempo che sembrava dovesse recuperare ha preso il secondo gol e ha un po' mollato mentalmente. Lì c'è stato veramente, si è vista la squadra giù, calare, e quello il tifoso dell'Empoli non lo accetta, soprattutto in casa non accetta di mollare, anche perché si può perdere 3-1 però lottando. Invece abbiamo, certo, visto che la partita ci fu un po' di... gli azzurri, insomma, hanno un po' veramente mollato mentalmente, e allora c'è stata un po' di contestazione. Poi per il resto direi che quest'anno sta andando tutto liscio. Per quello che è il campionato dell'Empoli, gli azzurri stanno facendo quello che devono fare. Sì, hanno cantato tutta la partita. È chiaro anche che si pensava che questa squadra potesse fare qualcosa di più dopo il grandissimo campionato dello scorso anno, però era difficile credere che potesse continuare in quel modo. Infatti, sofferenza andare avanti. E poi comunque la squadra è cambiata parecchio. Eravamo abituati male, in effetti un po' poi la squadra è cambiata. Ecco, un'ultima domanda, un pronostico per la partita di venerdì Milan-Empoli. Cioè, chiedere pronostici è sempre bruttino, perché alla fine se sei positivo, alla fine se perdi, quindi non lo so. Io dico solamente che è una partita molto difficile, chiaramente non è che ci voglio io per dirlo, e che l'Empoli quindi la deve affrontare nella maniera giusta, cioè consapevole comunque che può fare l'impresa. Ecco, deve andare là concentrato, soprattutto in difesa, perché Piontek abbiamo visto che è un giocatore molto importante. Sicuramente non finirà come la partita del Propria Scienza con 20-0. No, 20-0, poveri ragazzi, no. Dispiace però vedere quelle cose lì, però
è un po' il calcio attuale, a volte fa vedere delle cose un po' paradossali. Però Simone aveva un consiglio, ha scritto su Facebook, io ci tengo, che cambiate lo sport. No, poi Giacomo mi ha detto, mi ha offerto anche un altro assist. Esatto, c'è probabilmente il tuo Piacenza andrà nella briscola 5. Giacomo diceva nella pallanuoto, giustamente, si giocano in 7, quindi, ecco, può quindi darsi. Ci sono ha altri. Giocato il massaggiatore, ricordiamoci, nel proprio centro. Per il pronostico dico che si perde. Va bene dai, così speriamo di portar bene comunque. Esatto. No, tanto. Tanto. 20. No, però sì, il polacco ci darà parecchio fastidio. Va bene, vediamo polacco contro polacco come andrà a finire. Purtroppo il nostro tempo è finito qui. Io ringrazio i miei ospiti di essere stati grazie qui a te, con Giulia. Me. E con voi ovviamente ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21.20 su Canale 96. Ora vi lascio al parere dei nostri tifosi. È stata una bella partita, mi sono divertita molto. Una vittoria che ci voleva sia a livello morale e sia a livello un po' più pratico, visto che sono tre punti importanti e che fanno comodo. E finalmente abbiamo visto un po' di gioco, effettivamente erano diverse partite che l'Empoli era un po' sottotono. Speriamo che da qui in avanti abbia preso un trend positivo, che sarebbe molto importante a questo punto della stagione, perché le altre cominciano a vincere, quindi bisogna darsi una mossa. Dopo le ultime due o tre partite non credevo che arrivassero a tanto, comunque stiamoci. Sono contento, speriamo in questa salvezza, dai, ora si spera che con questa vittoria si sia dato un po' di qualcosa, speriamo bene, dai. Forza Empoli. Spero ci siano molti gol. Speriamo più dell'Empoli che del Milan e speriamo sì un gol del nuovo acquisto. Il pronostico non è molto favorevole, però non si sa mai, Bologna è andata a vincere a Roma, quindi insomma vediamo. Ma come vince un terno all'otto, rifanti, trizze, trigo. Io ci starei a un pareggio, subito firmerei.